La luce che viene dal sole attraverso il foro stenopeico viene collimata. Questo significa che le ombre prodotte da degli oggetti sono ombre estremamente nette. Si possono vedere anche i peli della barba quando non è fatta. Perché la luce che cade qui e la luce che cade qui, cioè a distanza piccola l'una dall'altra, non sono, cioè vengono dallo stesso punto del sole, non vengono da tutte le parti, come la luce di una finestra normale. Quindi si riesce a vedere, per esempio, se la mano sta sudando, si vede il salire del fumo. Ma non è questo il fenomeno che voglio vedere, è il quantificare qui il bordo, il fenomeno diffrattivo, perché c'è un'equazione complicata che dipende dalla radice quadrata della distanza dal bordo della colonna che descrive questo fenomeno. L'istante di sparizione 12, 18 e 41 è un altro indice che ho preso in questi giorni e dipende dalla configurazione della colonna. Ora, la colonna, come tutte le colonne, questa è stata fatta da Van Vitelli, ha un'entasi, cioè un restringimento verso l'alto, ma il punto di contatto con il sole durante i giorni simmetrici del solstizio avviene nello stesso punto, quindi non c'è un errore sistematico sostanzialmente tra oggi e il 15 di dicembre. E quindi la sparizione dell'immagine solare tiene conto dell'integrale dell'equazione del tempo, cioè del ritardo che ogni giorno il Sole fa nel passaggio meridiano e dipende da dove si trova nell'orbita. Ed risulta molto, molto evidentemente da questi dati della colonna 30 secondi al giorno. Questa cosa avviene solo perché siamo vicini al perielio, intorno al 4 gennaio. Quindi è un'altra maniera per capire dove la Terra si trova nell'orbita. Se il ritardo giornaliero aumenta, questo dipende sia dalla velocità orbitale della Terra e sia dalla declinazione del Sole. La combinazione dei due mi dà integrata l'equazione del tempo.